Siamo con Mister Lupo. Mister, dopo lo 0-0 di domenica, il rendimento interno un po' altalenante, come mai? Ma domenica abbiamo fatto bene, l'ho detto anche ai tuoi colleghi, finita la partita, secondo me abbiamo fatto bene fino a un certo punto del campo, nella tre quarti. Poi da lì in poi, non so come mai, abbiamo fatto sempre scelte sbagliate o siamo stati poco incisivi. Penso che sia una delle poche partite dove abbiamo avuto così poche occasioni di gol. E il rendimento altalenante è dato anche dal fatto che spesso quando vengono qui le squadre ultimamente si snaturalizzano un po', nel senso che vogliono portare via un risultato e allora giocano tutti dietro la linea della palla. E noi quando troviamo situazioni del genere, se non riusciamo a sbloccarla, diventa difficile. Però da un punto di vista di prestazione credo che sia stata una prestazione discreta, non ai massimi livelli ma discreta. Questo dispiace, ne ho parlato anche con i ragazzi perché domenica la curva ha fatto qualcosa di strepitoso, una coreografia bellissima e siamo un po' rammaricati perché avremmo voluto festeggiare insieme a loro, cosa che non ci è riuscita, ma niente, dispiace soprattutto per quello, perché poteva essere una domenica di festa e di ringraziamenti verso chi si è adoperato a fare una cosa del genere, perché era bellissimo, uno scenario bellissimo. La seconda posizione è solida, con quale spirito affrontate i playoff? Ah, solido non direi, perché abbiamo 5 partite difficilissime a partire da domenica prossima. E poi abbiamo l'Lecco in casa, abbiamo l'Inverurno, il Casale, il Borgosese. Sono tutte partite molto difficili, arrivare secondi sarebbe un traguardo molto positivo, cercheremo di fare il possibile per ottenere questo traguardo, dopodiché i playoff sono partite a sé, nel senso che sono sfide, abbiamo visto anche l'anno scorso che in una partita può succedere di tutto, però vogliamo arrivare pronti per poterci giocare proprio al meglio. La squadra è pronta quindi ad affrontare questi playoff e le ultime partite, come la vedi? La squadra è sempre pronta, noi facevamo un calcolo ieri, sono 9 mesi che non abbiamo mai avuto una sosta, nel senso che dal 16 di luglio che ci alleniamo fino ad oggi sempre dando il massimo e siamo sempre pronti. Chiaro che a volte magari escono partite meno brillanti, partite belle, meno belle, però da un punto di vista di atteggiamento sono poche le volte che posso rimproverare alla squadra l'atteggiamento non giusto, anzi. E questo è un dato che notiamo anche che fa piacere alla gente, perciò andiamo avanti così cercando di fare il possibile per non solo arrivare secondi, ma poi per giocarci i playoff nella maniera giusta. Da poche settimane è arrivata la conferma per la prossima stagione, sarai sulla panchina della Saremese. Qual è il tuo progetto per il futuro, mister? Spuntare sui giovani o che cosa? Io credo che non sia il caso adesso di parlare di queste cose perché abbiamo da raggiungere dei traguardi molto, molto più importanti che la mia riconferma, che sono praticamente, io credo molto che se noi dovessimo arrivare secondi e fare dei playoff come si deve, la società, la proprietà, delle ambizioni, quindi non è escluso che possa fare. Se trova anche la possibilità di farlo, chiaramente, un regalo alla città, un regalo ai tifosi. Perciò sta a noi poter chiudere al meglio. Io quindi non credo sia il caso di dover parlare di programmi della Non Saremese. hai già un progetto a lungo termine, mister? No, in queste situazioni qui, soprattutto qui, non credo che si possa ragionare già da oggi e fare qualcosina per l'anno prossimo. Credo che bisogna raggiungere prima l'obiettivo di massimale, dopodiché in base a dove saremo, chi ci sarà, chi non ci sarà, potremo andare a ragionare, però adesso credo che sia troppo presto. Certo, questa riconferma è stata un premio per il tuo lavoro svolto fino a qui. Io ho la considerazione della società e questo è già molto importante per me perché è un motivo di orgoglio. Come motivo di orgoglio essere entrato anche un po' nel cuore della gente perché mi sono accorto che mi vogliono bene, questa è una cosa che ho già detto precedentemente. È anche vero che se io fossi a metà classifica,
e non avessimo avuto risultati grazie ai ragazzi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi i veri protagonisti sono loro. Io ho sempre detto e continuerò a dirlo che in queste categorie qui l'allenatore più bravo è quello che fa meno danni possibili. Poi dipende tanto tanto dai giocatori. È chiaro che ci metto passione, ci metto voglia, e anche perché mi piacerebbe continuare a fare questo lavoro, perciò niente, spero di poter essere utile a qualsiasi causa sia quella della Saremese. Hai qualche rammarico però giunti a questo punto della stagione oppure sei contento di tutto il lavoro svolto, mister? Io sono contento del lavoro svolto, il rammarico può essere dato dalla Coppa Italia. Sono rimasto un pochettino così, Coppa Italia mi ha dato fastidio uscire, devo essere sincero, perché fondamentalmente nell'arco del campionato il Lecco ha dimostrato di essere molto più forte di tutte le altre squadre. Se c'ho un rammarico, tra virgolette, è quello di non essere passato in Coppa Italia perché avevamo tutte le possibilità per farlo. Altre cose no, non credo. Ho abbastanza la coscienza pulita nel dirti che sia io che la squadra ha fatto e farà tutto il possibile immaginabile per poter ottenere il massimo. Quindi al sogno promozione ci credete ancora? Detto prima, se noi arriviamo secondi, noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ma se l'ho detto a me all'inizio dell'anno, come sei arrivato secondo, non erano queste no, le ambizioni inizialmente, era di fare un bel campionato. Poi il direttore, la proprietà e tutti ci siamo un attimino anche galvanizzati dal fatto che siamo stati quelli che hanno dato più fastidio a questa corazzata. C'è stato un momento dove ci siamo, magari non dico illusi, però abbiamo creduto di poter dare ancora più fastidio, ma il sogno promozione, ripeto, dobbiamo fare il possibile per arrivare secondi, dopodiché nei playoff vedremo quello che succede, dopodiché siccome tante cose stanno succedendo non belle nei professionisti, starà poi a chi di dovere cercare di riuscire a fare qualcosa, sempre se si ritroveranno le risorse per farlo, perché da fuori è facile, cioè, parlare di ripescaggio e cose varie, ma poi dentro vi posso garantire che è molto oneroso. Come dicevi, la C la merita soprattutto questo pubblico meraviglioso. Sì, sì, domenica hanno fatto qualcosa di inverosimile perché era uno spettacolo. Ecco, rammarico di quello che dicevi prima è quello, ma anche i ragazzi oggi negli spogliatoi abbiamo parlato, erano un po' tristi tutti perché quando vedi così attaccamento, quando vedi che gente spende tempo, soldi e passione per fare quello che hanno fatto domenica e non vinci, ti posso garantire che c'è tristezza, c'è tristezza, però speriamo di dargli altre soddisfazioni. Infatti ripeterò da qui alla fine che è la partita più entusiasmante, che ha dato più felicità a tutti, per coreografia, per tutte, è stata quella con Savona, perché è un derby, ma perché anche lì mi ricordo c'era una coreografia importante, no? No, in quelle cose sono bravo, devo ammettere che sono bravo. Quello che ti dicevo prima, mister, il progetto a lungo termine, che questa città merita non solo la cima, forse anche qualcosa in più, di vedere lontano, perché è una città che veramente merita delle posizioni importanti per la Saremese. Sì, ma è fuori dubbio anche per storicità, no? Esatto, sì. Però devi sempre fare il calcolo con chi ha a che fare. Noi abbiamo qua il presidente Dino Miani, Marco Del Gratta e altra gente che poco tempo fa, ripeto, anche Renato Bersano. Sono tutte personaggi che investono tanto, però non è semplice da fuori capire quello che bisognerebbe investire per poter veramente arrivare a raggiungere il traguardo.
se ci fosse anche qualcuno a livello proprio come dici tu di città che desse una mano in più non sarebbe male, però quello che noto io è che c'è tanto amore da parte della gente che viene al campo, ma non credo che ci sia qualche, no, non so, imprenditore che, oltre a quelli che ho citato prima, che voglia, che abbia delle ambizioni, questo se. Io dicevo solo che la città lo merita, ecco, questo Certo che perché lo merita merita, delle la città lo merita, posizioni. però bisogna essere anche onesti nel dire che quest'anno hanno investito e fatto una squadra che ha dato delle soddisfazioni. Magari non abbiamo vinto il campionato, però ha dato soddisfazioni. C'è stata l'intenzione di poter raggiungere un traguardo. Poi, chiaro, hai trovato questa corazzata che era più attrezzata per tanti punti di vista, sotto tanti punti di vista, e non ce l'hai fatta, però va dato il merito di aver fatto una squadra importante per stare nell'alta classifica, no? Questo sì, sarebbe ingiusto non dire questo, quindi, però non è semplice, io mi medesimo in loro che questi tirano fuori soldi, tempo, non è semplice, dai, cioè, non si parla di Serie A, di Serie B, cioè investire soldi in Serie D tutto fondo perso, quindi Certo. credo che meritino di essere citati in maniera molto positiva. Grazie mister, in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie mille.